Piove, fa freddo e tira un vento terribile. È il primo novembre? No, è il mio primo giorno di ferie. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi video dei prodotti terminati del mese di luglio. Dovevano esserci altri video prima di questo, ma sono stata molto molto incasinata al lavoro. Inoltre il primo agosto abbiamo dovuto far addormentare Niki, il mio cane, che è stato con noi quasi 18 anni, praticamente ci sono cresciuta insieme, e quindi non serve che vi dica come sto. E abbiamo dovuto appunto farla addormentare perché aveva un tumore che nel giro di un mese l'ha praticamente spenta, e quindi nel momento in cui le medicine hanno iniziato a non fare più effetto, abbiamo subito deciso di non farla soffrire perché abbiamo veramente fatto il possibile, ma più veterinari ci hanno detto che non c'era niente da fare, quindi abbiamo preso questa scelta. Chiudo il discorso se no inizio a piangere e vi faccio vedere i prodotti che non sono pochi ma neanche tantissimi, quindi pescherò a caso. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questa tintura della Bella, l'Instamatic by Color Touch. Questa è una tintura semipermanente presa dal parrucchiere. colorazione semipermanente ad effetto pastello. Questa era color Muted Mauve, praticamente un lilla. Vi spiego brevemente cosa ho tentato di fare ai miei capelli. Ho tentato di farli viola, un viola molto acceso con un'altra colorazione della Bella, però quella permanente. Il problema è che il primo tentativo l'abbiamo fatto con decolorante e tintura insieme. Ma io avevo l'henné, nonostante l'henné non lo facessi da circa 5 mesi, mi ha decolorato praticamente la ricrescita dove non c'era l'henné, dove c'era l'henné nulla. Quindi giravo con la ricrescita lilla e il resto dei capelli scuri ed era una cosa inguardabile. E, dopodiché, con la parrucchiera abbiamo decolorato i capelli, non si vede perché ora andrò avanti, vi spiegherò tutto. Comunque, tre quarti dei miei capelli sono biondo platino. Dopodiché abbiamo fatto questo per tonalizzare. Finito questo, abbiamo messo la tintura che vi scrivo qui da qualche parte, sia il numero che il nome preciso, comunque una tintura professionale della Bella, per avere proprio il viola, un bel viola freddo e molto evidente. Lì per lì ha preso, ma già al primo lavaggio è andata via completamente, nonostante fosse una tintura permanente. Quindi ho girato per un mese con i capelli, le ciocche lilla, grigie. Ho tentato insomma di tonalizzare un pochino rifacendo questo qui che comunque che era avanzato e mi ha dato la parrucchiera, ma non abbiamo risolto niente. Quindi adesso ho fatto un'altra colorazione che vi scrivo qui, sempre di quel tipo, mischiato alla prima colorazione che volevo fare e il risultato è questo. Ora con la luce non credo vediate niente, però cercherò di fare qualche foto alla luce del sole, se tornerà il sole, ma penso che tornerà quando saranno finite le mie ferie, e vi farò vedere il colore dei capelli. Insomma, c'è qualche riflesso viola più intenso, ma comunque sono questo castano molto molto scuro con appunto riflessi che si vedono o non si vedono, e non è il colore che voglio, quindi penso che in qualche modo tenterò nuovamente di fare il colore che voglio. Poi ho terminato solite strisce depilatorie per il viso della Quando È, mi piacciono, costano pochissimo, strappano bene. Ora sto provando quelle della Licia che mi piacciono un po' meno, ma ve ne parlerò prossimamente. E per tamponare la situazione capelli grigio lilla che mi sono ritrovata quando ho fatto la prima colorazione, ho terminato questa seconda ed ultima bottiglia che avevo in casa di Crazy Color nella colorazione Burgundy. I Crazy Color mi piacciono perché comunque danno una colorazione molto evidente. Ovviamente non hanno bonici, sappiatelo. Io ho fatto questo devasto ai capelli perché tanto dopo l'estate li taglio e poi tornerò all'henné, quindi tornerò. Ho avuto un attimo di pazzia perché volevo questo viola, prima o poi ci riuscirò, poi andrò a tagliarli. Mi piacciono, però io lavo i capelli molto spesso e di conseguenza io dovrei andare a rifare almeno una volta ogni settimana il Crazy Color e mi rompe le scatole. Così come le altre colorazioni permanenti e semipermanenti, ecco perché volevo una colorazione permanente. Ultimo bagno schiuma della linea Jardin du Monde. Scusate. Ma io e il cortisone ormai siamo così, vivo praticamente grazie al cortisone perché altrimenti mi partono questi attacchi di asma allergica che
mi uccidono. Dicevo, questa è al melograno. Come profumazione mi piace molto perché è fresca e, come vi dicevo, per quest'estate mi piacevano di più le profumazioni fresche di questi bagnoschiuma. Ora sono finiti, non ne ho più, non ve ne mostrerò più. Poi ho terminato e oddio, si è incollato dappertutto. Ci ho messo sotto uno Scottex questa ceretta della Beth, che ho scoperto la Beth non fa più. Mi domando perché. Questa è quella, la Gel Caress per pelli secche con aloe, quella idrosolubile. Io quando mi faccio la ceretta, troviamo schizzi di cera anche sul soffitto, quindi il fatto che sia idrosolubile, cioè si sciolga con acqua e non con olio, per me è una cosa indispensabile, perché non posso andare a spalmare olio dappertutto in bagno. Invece con l'acqua sciacquo una spugnetta e viene via tutto. Idem sulle gambe, e comunque come prodotto mi piaceva, cioè nel senso che era efficace e faceva il suo dovere. Ora, se non sbaglio, cambiata, non so se è cambiato anche formulazione, l'hanno chiamata cera araba, qualcosa del genere, o cera orientale. Non l'ho provata e non so se la proverò, sinceramente. Vedremo. Comunque, questa versione mi piaceva molto. Poi ho terminato il deodorante Re Roll-On fresco e delicato di Bioefficina Toscana. Allora, io ho scoperto che il bicarbonato, i deodoranti a base di bicarbonato non fanno per me, perché mi ustionano letteralmente la pelle. Questo invece è a base di tritilcitrate, come agli altri deodoranti che sto provando e mi stanno piacendo. E oltre ad essere i deodoranti a base di tritilcitrate, oltre ad essere efficaci su di me, quindi adatti al mio tipo di sudore, non mi creano assolutamente alcun tipo di irritazione, anche se vado a metterli dopo aver depilato la zona. Questo mi è piaciuto. Durante l'inverno era perfetto da mattina a sera. Nel periodo, quando è iniziato a far più caldo, fino a sera non arrivava, quindi io lo mettevo al mattino in pausa pranzo, mi lavavo, mi sciacquavo e lo riapplicavo, e quindi durava fino a sera. Ora ne sto provando un altro, del quale vi parlerò prossimamente, e mi sta piacendo più di questo, perché mi dura da mattina a sera, anche adesso che c'è caldo, sempre a base di trietilcitrate, ce la possiamo fare. Poi ho terminato questo struccante waterproof di Sephora che avevo da secoli ed è quello bifasico. Diciamo che se proprio dovete scegliere posso fare un bifasico per gli occhi che non abbia Boninci, tra quelli che ho provato preferivo quello della Eve Rocher, che costava di meno, perché comunque era la confezione grande e costava, mi sembra, sui 5 euro, 4 euro e qualcosa, in offerta ancora meno. Questo, se non sbaglio, 4 euro per 50 ml, non mi ha fatto impazzire, così come non mi ha fatto impazzire quello di Kiko. Ora sto usando un'altra mini size di Lancôme che avevo, e poi voglio provare quello della Sobio. Poi ho terminato questo dentifricio dell'antica erboristeria Oxy Bianco, elimina le macchie, non lo so, non ho visto effetto sbiancante, però comunque mi lasciava la sensazione di freschezza, ecco, quindi non mi è dispiaciuto da questo punto di vista. Ho terminato, mamma mia, cioè l'ho piegata per farlo uscire, ce l'ho ancora di prodotto ma non l'ho tagliato, questo Ultra Facial Oil Free Cleanser della Kiehl's. Questa la comprai ho scoperto solo adesso che tra l'altro si può svitare, ma vabbè, dettagli. Questa la comprai alla Coin di Porta di Centro Commerciale Porta di Roma, a Roma, perché qui da me a Coin non ci sta. Vi parlo di almeno 3 anni fa, forse. Pagato 9,50 euro per 75 ml, quindi non poco. Questo per pelli da normali a grasse. Dunque, sgrassava tantissimo. È una crema molto molto densa che fa una schiuma molto densa sul viso ed è concentratissimo. Va veramente a pulire, cioè a sgrassare troppo la pelle. Quindi io questo un pochino l'ho alternato per appunto evitare che mi facesse effetto rebound. Non so, nel senso, comunque la sensazione era di pelle pulita, ma troppo pulita, proprio potevate fare lo swish di quando lavate i piatti con lo svelto. Quindi credo che sia un prodotto veramente troppo aggressivo. Poi
abbiamo terminato con i prodotti in full size, anche se c'è questa che è comunque una full size, ed è la maschera purificante, detergente purificante della Lavera. Questo è con menta, non ricordo, menta, bio, argilla e sale del Mar Morto. Io avevo già provato questo prodotto, ci ho fatto due volte, due applicazioni. Questa me l'ha regalata Irma, la titolare della bioprofumeria Bioplanet, che si trova a Roseto di Labruzzi. Quindi, se siete in zona, passate a trovarla, perché ha tantissimi prodotti, inoltre lei è bravissima, oltre che bellissima. Quindi mi ha regalato questa maschera quando sono andata a trovarla ormai qualche mese fa, quindi Irma, se vedi questo video, sappi che ormai è ora di tornare a trovarti. E non mi è dispiaciuta, una maschera che costa, non mi ricordo, in realtà la prima volta l'ho comprata, ma non mi ricordo il prezzo perché parliamo di tempo fa. E questa poi me l'ha regalata, è un prodotto che comunque, se dovessi riacquistare una maschera purificante quando avrò finito le 35.000 che ho in casa, valuterei appunto di riacquistarla. Pulisce la pelle, però al tempo stesso non aggredisce, e soprattutto dà una sensazione di freschezza sul viso, appunto grazie alla menta, quindi è anche piacevole da usare in questo periodo di caldo, cioè caldo. Oggi si muore di freddo. Comunque, passiamo poi ai campioncini, perché come vi ho detto più volte sto cercando di smaltire anche i campioncini perché ne ho tantissimi. Di questo ne ho utilizzati due. Dov'è l'altro? Ed è il Double Serum della Clarins. Dunque, con questo campioncino ci ho fatto una volta perché c'era veramente una goccia di prodotto, con questo ci ho fatto due volte, quindi tre applicazioni messe di sera, mischiando appunto le due parti. Da una parte c'è la parte hydric e l'altra lipic, quindi da una parte idratante e l'altra nutriente oleosa, una patacca oleosa, ecco come definire questo prodotto, una patacca oleosa. Non mi è piaciuto, non andrei ad acquistarlo. Comunque questi erano due campioncini, mentre mi è piaciuta tantissimo questa crema della Bema, la Double Lifting, crema effetto lifting, nonostante sia una crema appunto per pelli mature, mi è piaciuta molto. Ha una texture, sembra siliconica, quando andate ad applicarla sul viso veramente sembra di mettere un prodotto siliconico. Ha subito un effetto tensore, al tempo stesso idratante, non è troppo pesante anche sulla mia pelle che è mista, grassa, si assorbe facilmente, non lascia assolutamente effetto unto. Tanto che io l'ho utilizzata di sera ma anche di mattina, l'ho utilizzata per almeno 4-5 giorni e mi è piaciuta tantissimo. Ora non ho bisogno di creme di questo genere, perché comunque per quanto riguarda le creme sono messa bene ancora per un bel po' di tempo e ne ho diverse da smaltire. Però sinceramente, nonostante sia una crema indicata per persone più mature, a me è piaciuta molto, quindi se dovessi comprare una crema per l'inverno la valuterei, perché mi è piaciuta tantissimo. Poi ho terminato questo campioncino della salvietta struccante viso e occhi della linea Argan Giovinezza Naturale di Equilibra. Mi è piaciuta molto e adesso ho la confezione in full size, perché vi farò un video per parlarvene. Equilibra mi ha invitata alla finale regionale di Miss Italia Marche, e quindi sono stata lì, sono stata in giuria e ho messo la fascia a imbarazzo totale alla vincitrice, cioè di appunto della finale, quindi a Miss Equilibra Marche, è una ragazza bellissima come d'altronde tutte le altre che erano lì, e appunto per la giuria e anche per le vincitrici delle varie fasce c'erano degli omaggi Equilibra, e vi farò vedere la valigia piena di prodotti che mi hanno omaggiato e che presto proverò. Questa, insomma, come vi dicevo, ho già provato la mini size e mi è piaciuta. Ora sto terminando quelle all'aloe, quindi quelle classiche, e terminate quelle inizierò ad utilizzare anche la full size. Ho terminato poi un altro campioncino della Ibioc, non so di preciso dove vada messo l'accento, comunque ve ne ho già parlato, vi ho parlato del siero dell'acido mandelico e di questa crema idratante che mi piace tantissimo. Come vi dicevo, sembra un burro appena applicato, però poi si assorbe molto bene e sentite proprio la pelle idratata e rimpolpata. Ho utilizzato poi questo campioncino di Bottega Verde, Idravita trattamento giorno idratante antiruga SPF 15. Non mi è piaciuta, sinceramente, lì per lì faceva un po', si sentiva troppo sulla pelle, non veniva assorbita bene dalla pelle, però dopo 10 minuti la pelle era secca, quindi non lo so.
mentre un pochino meglio, ma non mi ha fatto proprio impazzire neanche questa, è la crema viso a triplazione con acido ialuronico dell'erbolario, trattamento anti-age per pelli miste. Nonostante questa fosse per pelli miste, l'ho provata di giorno e poi ho detto no, di giorno questa non è portabile perché comunque si sentiva abbastanza sul viso e l'ho finita di utilizzare insomma come crema da notte. Mi ha fatto impazzire e assolutamente me lo ruberò in negozio, anzi dovevo rubarlo ieri perché ho dormito 4 ore perché c'è stata la notte bianca e da oggi sono chiusa per ferie. Solo che era talmente cotta alle 3:30 di stanotte che mi sono dimenticata di portarmelo a casa ed è questo gel detergente viso lenitivo rinfrescante della linea Beauty Seeds di Bioert. Mi è piaciuto molto. Allora, non fa tantissima schiuma, ma comunque il viso è pulito, non è assolutamente troppo sgrassante, quindi non sentite la pelle secca che tira dopo aver utilizzato, ma al tempo stesso la sentite pulita. E è appunto anche un leggero effetto astringente, quindi è adatto, diciamo, per pelli da normali a miste e mi è piaciuto veramente molto, infatti mi autoruberò la full size in negozio e ve ne parlerò poi prossimamente quando appunto l'avrò utilizzato in maniera continuativa. Comunque con questo campioncino, considerando che veramente ne serve una goccia, ci ho fatto almeno considerando mattina e sera per 3 o 4 giorni. E niente, i prodotti sono terminati. Io spero di riuscire in questi giorni che sono in ferie, sia di andare al mare, ma di riuscire a farvi anche qualche altro video. E ci vediamo presto, spero, salvo qualche altro imprevisto. E niente, appunto, vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina, su Instagram. E niente, penso di aver detto tutto. Ci vediamo presto. Ciao!